La cortina del silenzio che di solito circonda il giudizio della giuria del premio Viareggio è stata infranta 36 ore prima della consegna del premio stesso. Ha vinto Alberto Moravia per il romanzo La Noia. L'avvocato Arrigo Olivetti, che da quest'anno finanzia il Viareggio, siede fra il pubblico. De Sica e gli scrittori Soldati, Guido Piovene e Pierpaolo Pasolini sono gli ospiti d'eccezione della serata. Il presidente della giuria, Leonida Refaci, è al posto d'onore sul palco. L'attrice Carla Bizzarri legge un brano del libro premiato. Lorena Mazzetti ha vinto il mezzo milione del premio Opera Prima con il romanzo Il cielo cade. Ad Alberto Moravia, a cui non resta ora che aspirare al Nobel, Refaci consegna invece un assegno di 4 milioni. Aiuteranno il vincitore a vincere La Noia.